Salve a tutti ragazzuoli, come state innanzitutto? E benvenuti in questo nuovo video che dopo mesi, assurdo, è un video non di calcio. Questa è la prima notizia pazzesca del giorno. Eh sì, perché una delle domande più ricorrenti in questo periodo è stata proprio questa: Fede, ma perché non porti più video oltre a quelli su FIFA? Ovviamente non voglio girarci troppo intorno, questo video l'ho fatto per rispondere principalmente a questa domanda e per raccontarvi un po' i miei ultimi mesi. Prima però di partire, come al solito, vi ricordo di guardare attentamente la descrizione, perché trovate link molto utili. Intanto il link per Divise Calcio Top, che è il mio sito di maglie da calcio, ovviamente, e non solo maglie, di tute, completini, kit, quello che volete voi, che poi tute, kit, completini e kit ha la stessa cosa, però vabbè. Comunque, dicevamo, a prezzi molto bassi, in più con il coupon hashtag Marconi avete una seconda maglia completamente gratis. Quindi questo che cosa significa? Che vi dovete sbrigare, cioè voi gli scrivete su Facebook in privato oppure su Instagram, chiedete il prodotto e loro ve lo spediscono a casa in men che non si dica. Poi ovviamente non puoi non seguirmi su Instagram _FedeMarconi_ per rimanere sempre aggiornato sulla mia vita e sui video in uscita. Ma detto questo, torniamo a noi, torniamo a parlare dell'argomento principe di questo video qui, ovvero i video, appunto, scusa il gioco di parole, che sono usciti negli ultimi mesi. Allora, io ho voluto fare un esperimento, perché? Perché non vi ho mai nascosto quale sia il mio obiettivo nella vita, ovvero non diventare famoso su YouTube, ma uscire piano piano da questo mondo e concentrarmi su, spero, il giornalismo sportivo e principalmente la telecronaca. Io faccio video da praticamente 6 anni, ecco, piccola premessa, quindi è ovvio che nel corso di questi 6 anni ho affrontato determinati format, ho fatto scelte che potessero essere condivisibili o meno, ma comunque restando sempre coerente al mio piano, tra virgolette, anche se sembra una cosa diabolica, diciamo al mio obiettivo principale, la mia idea di YouTube. No, non mi sono mai adattato io a YouTube, ed è per questo poi che se oggi ho 100.000 iscritti e faccio massimo 20.000 visualizzazioni nella maggior parte dei video, significa che non mi sono adattato io a YouTube, ma ho provato a far adattare tra virgolette YouTube a me, cosa che è impossibile da fare chiaramente. Quindi ho sempre, come sapete e come vi ho detto spesso, pensato semplicemente a divertirmi e a fare palestra, ecco, utilizzare YouTube come una palestra anziché semplicemente come numeri. Proprio per questo motivo, dopo aver passato diversi anni a fare tanti format, ho deciso di concentrarmi negli ultimi mesi su quello che amo di più, magari anche allontanarmi leggermente dal contesto prettamente youtubico, ma avvicinandomi di più a quello che mi rappresenta secondo la mia testa e quello che poi voglio che mi rappresenti in futuro, e quindi l'ambiente calcistico. E piano piano ho deciso di diminuire magari video futili, comunque sia, che lasciano il tempo che trovano, senza poi precludermi la possibilità di riportarli in futuro, nel senso, se io domani mi svegliassi, questo lo spero, ma se domani dopo essermi svegliato decidessi di chiamare mio cugino e dirgli bro, facciamo un video insieme a cazzeggio, questo si può fare tranquillamente, non vi sto dicendo che non usciranno mai più video non di calcio. Però quello che ho deciso di fare è stato un esperimento che mi ha reso anche più soddisfatto del canale, cosa che non ero precedentemente, ecco, nei mesi immediatamente prima a questi ultimi, perché comunque sì, non farò 100.000 visualizzazioni a video, ma questo non mi è mai importato. Però faccio quello che mi piace, faccio quello che mi piace e che credo possa essere utile alla mia crescita personale e professionale. E quando ragioni in questo modo, ovviamente non ti interessa se un video fa 50.000 visualizzazioni o ne fa 5.000, ti farà sicuramente più piacere se ne fa 50.000, ma il discorso non è quello, non è basato sui numeri. Ecco. Poi comunque io in quasi 6 anni di YouTube ho sempre provato ad abituarvi a seguire me e non quello che porto. Quindi diciamo che adesso non posso dire con certezza di esserci riuscito, ma vedere che magari anche la ragazza di turno, alla quale non frega nulla di un video sul calcio, mi segue lo stesso, significa che forse qualcosina sono riuscito a fare. Detto questo, vi dovevo chiaramente delle spiegazioni, ma ci tenevo anche, cioè lo volevo proprio fare questo video qua, perché è un video in cui siamo un po' più a contatto, senza gameplay, senza nulla, e parliamo un po', chiacchieriamo un po', ci facciamo un po' di compagnia, perché almeno io quando trovo video del genere su YouTube mi diverto a guardarli, li metto lì e magari li ascolto anche senza guardare la persona brutta che c'è dall'altra parte dello schermo, però è piacevole. Fatemi sapere se è stato piacevole anche per voi, se siete arrivati a questo momento del video commentate con hashtag tuzia qua pelata col cerchietto, non lo dicevo da tempo, mi è mancato, che emozione. Detto questo ragazzi, io vi mando un bacione, never give up, ci vediamo domenica con gli highlights di Roma Cagliari e poi in settimana con nuovi video, perché la carriera tra l'altro continua con l'europeo del 2020 con gli azzurri. Un altro bacione, oggi vi siamo, bella regà.